Bentornati su The Garage. Oggi manutenzione ordinaria, ma non solo, di un reggiseno telescopico. Ordinario intendo la parte esterna, ma ci sarà un qualcosina in più perché andremo a sostituire il filo del cablaggio interno del nostro reggiseno telescopico. Andiamo in officina. Volkswagen. Partiamo da quello che è la manutenzione proprio ordinaria di base, accessibile a tutti. In tutti i telescopici abbiamo nella parte superiore del corpo che si inserisce nel telaio una boccola filettata con un raschiapolvere che serve appunto a evitare l'infiltrazione di fango o d'acqua. Questa parte deve essere particolarmente pulita. Quindi cosa facciamo? La svitiamo, la alziamo. Controlliamo che al suo interno non sia depositato del fango e cerchiamo di pulire tutto al meglio, compreso questo labbro, la parte interna e la parte superiore. Quindi un panno di carta. Facciamo un angolo con la carta, andiamo dentro, lo facciamo ruotare. Questo è già particolarmente pulito, però un po' di sporco lo troveremo sempre. Puliamo la parte sopra, prendiamo un po' di grasso e lo dobbiamo inserire in questa parte. Ok, possiamo anche far lavorare il telescopico da aperto per fare in modo che, ecco, vedete, così si alza la boccola di scorrimento. Puliamo bene anche qui sotto, non tutti la fanno uscire in questo modo, se si riesce meglio. Poi andiamo a posizionare un po' di grasso al suo interno, ok, la rimettiamo in posizione. A questo punto possiamo già richiudere la nostra copertura. Per poter pulire il raschiapolvere nella parte interna servirebbe disassemblare il reggisella, è una manovra un pochino più complicata, oggi non la faremo. Comunque vediamo che già è fuoriuscito un po' di grasso di quello che abbiamo inserito da dentro, lo ripuliamo. Un raschiapolvere in gomma come questo è molto simile a quello delle forcelle o anche dell'ammortizzatore. Un prodotto che consiglio di utilizzare per il raschiapolvere e null'altro è il silicone spray. Questo prodotto è a base siliconica e protegge tantissimo dall'acqua, dagli agenti atmosferici e tiene protette le plastiche. Ne diamo una spruzzatina da sopra, oltretutto io lo utilizzo tantissimo anche per lucidare la bici. È una delle poche cose che se disgraziatamente ti va a finire sui dischi non crea così tanti problemi come uno può pensare. Ok. Poi puliamo bene lo stelo. Lo stelo non deve essere mai unto, untuoso. Perché? Perché poi quando noi faremo la nostra gita in bici, inevitabilmente ci ritroveremo delle parti polverose appiccicate allo stelo. E cosa succede? Che facendo andare su e giù il telescopico, inevitabilmente andranno all'interno. Quindi non lubrificate mai lo stelo e basta. Semplicemente la gomma deve essere protetta. Potrebbe esserci, oltre alla pulizia generica che abbiamo appena visto, la necessità di sostituire il filo. È un'operazione non semplicissima, ma fattibile. Andiamo a vedere assieme come si può fare. Prendiamo un esagonale del 4, una del 3, un'accortezza da avere prima di iniziare la manovra è fare un segno con del nastro isolante o pennarello per ricordarvi la vostra altezza esatta che avevate prima. Quindi giro il nastro isolante, possiamo già liberare il reggisella. Questo è un consiglio che vi do. Prima di svincolare il filo dal comando, ci sono diverse tipologie di sistemi. In certi casi va stretto il morsetto del comando a serraggio del filo, in altri casi abbiamo un nottolino interno al telaio che fa da ancoraggio, quindi dovremo andare a stringere quello. In entrambi i casi io consiglio sempre di svincolare il comando in modo da togliere il telescopico dal telaio,
spingendo la guaina internamente in modo da poter lavorare tranquillamente. Qui abbiamo il sistema vincolato, quindi per togliere il filo abbiamo un'asola, la sganciamo ed ecco qua. Quindi abbiamo tolto il nostro reggisella. Troviamo il reggisella abbastanza sporchino e molto asciutto. Evidentemente chi utilizza questa bici la lava molto spesso perché non c'è neanche un filo di grasso. Quindi già questa è un'operazione che ogni tanto andrebbe fatta per evitare degli scricchioli. Un componente come questo in alluminio all'interno di un telaio in carbonio chiaramente nel movimento potrebbe fare dei rumori. Poi andremo a pulire bene questa parte, anche se in questo caso è molto pulita, ma è troppo asciutta, abbiamo necessità di ungerla. Asciughiamo bene con carta. Io non utilizzo troppi detergenti perché degli sgrassanti, svitolo o altro, o sbloccanti, a meno che non siano delle parti arrugginite, cosa fanno? Vanno ad infilarsi all'interno correndo il rischio di sgrassare la parte meccanica. Un po' di grasso nella parte dell'inserto e questo è già pronto per essere rimontato, lo vedremo dopo. Ora dobbiamo però sostituire il filo. Abbiamo la testa e il cavo. Prima di tutto tagliamo la parte finale perché non c'è più il capocorda. Prendiamo una chiave esagonale del 5 . Prendiamo la chiave esagonale giusta, 4 . Sblocchiamo il morsetto e in questo modo abbiamo tolto il comando. Perché dovremmo sostituire il cavo? In certi casi semplicemente perché si è danneggiato, in altri perché tende ad asciugarsi la parte interna della guaina, quindi scorrendo poco diventa molto più duro il comando nell'azionarlo. Sfiliamo il cavo, questo si sente a tatto se lo confrontate col cavo nuovo che andrete a mettere, che è molto più ruvido perché crea dell'ossidazione inevitabilmente. Togliamo il capocorda finale, capoguaina, scusate, il capocorda è quello a termine dell'affilo e gli andiamo a inserire all'interno un po' di grasso PTFE. Tramite l'ugello cerchiamo di inserirlo in maniera più precisa possibile, spruzziamo. Quando vediamo far uscire dall'altra parte le prime gocce, ok, vuol dire che abbiamo lubrificato tutta la guaina. Ora possiamo prendere il cavo nuovo, dobbiamo cercare di inserirlo all'interno della guaina facendo attenzione a non sporcarlo. Cosa intendo? Il cavo tendenzialmente è sempre unto da nuovo, se noi lo andiamo a inserire dopo aver toccato, tanto per dire, questa gomma, inevitabilmente ci appiccicheremo della polvere, quindi lo puliamo, prendiamo la parte principale, lo inseriamo all'interno, mano a mano che andiamo a inserire il cavo lo teniamo con le mani, meglio ancora con la carta perché poi si accumula sporco, ok, senza farlo toccare in giro, lo mandiamo dentro, tra non molto, eccolo qua, è già uscito e voilà. È vero che nel comando abbiamo un registro di regolazione, consiglio di mettere al tutto chiuso, tendenzialmente si ha il cavo sempre troppo lento. Poi io normalmente cerco di prendere una misura a occhio più precisa possibile di quello che mi serve tenere fuori dal cavo. Possiamo farlo in maniera precisa anche con un calibro. Andiamo a misurare la porzione di filo libera interna. Ok, blocco il calibro per evitare di fare errori. Come faccio a capire come far passare il cavo all'interno del comando? È abbastanza semplice perché comunque è guidato, è abbastanza evidente dove dobbiamo farlo passare, però per non rischiare possiamo anche pensare di fare una foto al prima e andarla a riprendere per il dopo. Il cavo è impostato, dobbiamo però rispettare gli 88, se non ricordo di prima, esatto. Perfetto, si chiama anche fortuna. A questo punto possiamo anche serrare al massimo la vite di chiusura del cavo. Prima di tagliare la parte in eccesso del filo aspettiamo, andiamo a prendere il nostro reggisella, un po' di grasso nello stelo, un po' di PTFE qui non gli fa male, inseriamo il cavetto nella sua sede,
lo riposizioniamo. A questo punto possiamo reinserire il reggisella tirando la guaina. Ecco fatto. Serriamo la nostra sella. Andiamo a prendere la vite che tiene serrato il comando al collarino. Abbiamo un leggero gioco rimasto da impostazione. Quando si monta un cavo nuovo è bene sforzarlo un attimino, perché il capocorda con le parti nere di plastica che vanno in cima alla guaina possono spostarsi e impostarsi. Andiamo a recuperare il gioco perso nel montaggio con questa regolazione. Anche per oggi la puntata è terminata. Se hai domande o commenti da fare, scrivi qui sotto. Continuate a seguire i nostri articoli su endochannel.net. Alla prossima, ciao!